Manfredonia Football Club e Manfredonia Calcio 1932, partiti per il secondo tempo, iniziata la seconda frazione di gioco. Ricordo che le squadre hanno disputato il primo tempo, che si è concluso con il risultato di 1-3, tre gol realizzati dal Manfredonia 1932 e un gol realizzato dal Manfredonia Football Club. Per gli onori del campionato disputa la gara a casalinga il Football Club, quindi è in questo caso il Manfredonia Calcio 1932 che sta vincendo in esterna, come in esterna stiamo disputando storicamente questa gara tra la formazione del Manfredonia Football Club e il Manfredonia Calcio 1932. Si tratta della prima gara esterna disputata però sul campo del Miramare per la posizione del Football Club, che disputa secondo calendario la partita casalinga. Ola, Daniel Ola in avanti, adesso con il pallone si sposta a sinistra, il passaggio ancora all'indietro al calciatore della formazione di Agnelli, ancora in avanti il pallone, un tentativo che non riesce ai calciatori del Manfredonia, mentre sempre Ola che presidia la propria difesa adesso si ritrova con il Football Club, che ha provato a portarsi in avanti, ha provato a imbastire un'azione offensiva che non riesce, mentre dall'altra parte del campo immediatamente il Manfredonia Calcio 1932 riesce a riportarsi con Recchia, il quale ha tentato il tiro a rete, il pallone è arrivato floscio al portiere Valente, quindi senza alcuna difficoltà il portiere Valente ha parato il pallone, ha brancato il pallone e quindi lo ha rimesso in campo per continuare il gioco. Siamo giunti adesso al secondo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre lo stesso, attendiamo ovviamente che si sviluppino ulteriori azioni di gioco, ma credo, come già anticipato, che per il Manfredonia Calcio non vi sarà almeno storia dal punto di vista delle difficoltà nel vincere questa partita, ciò a causa anche della differente levatura tecnica delle due formazioni che adesso sono ritornate in campo sotto la direzione del signor Andrea Cianci di Bari, il quale sta dirigendo questo incontro. Un giudizio lo vogliamo dare anche sul primo tempo del direttore di gara Cianci. Antonio. Sì, credo che la direzione da parte di questo direttore di gara della sezione di Bari non abbia segnato alcuna sbavatura, se non probabilmente il calcio di rigore che è stato rivendicato da Santoro, ma probabilmente il direttore di gara era vicino all'azione e l'ha interpretata in altro modo. Mi è sembrato evidente il calcio di rigore, però fino a questo momento credo che il direttore di gara abbia ben diretto questa partita. Va evidenziato tuttavia anche la correttezza in campo da parte dei calciatori, che hanno certamente dato una buona mano al direttore di gara. Grazie ad Antonio Castriotta per questo commento molto, molto preciso. E adesso c'è un intervento del direttore di gara che viene contestato per la concessione di una punizione in favore dell'FC. Il pallone termina alla squadra del Manfredonia Calcio 1932, Ciribe per la squadra ospite, riporta il pallone in avanti, siamo in una zona di cerchio di centrocampo, si fa rubare la sfera Ciccerelli e riparte l'FC con Accarrino, il quale guadagna un calcio d'angolo. Accarrino
ha provato un passaggio filtrante, non è riuscito, il pallone è stato deviato in calcio d'angolo, quindi ci sarà un calcio d'angolo battuto da Antonio Simone. Antonio Simone dovrebbe a questo punto battere direttamente il calcio d'angolo, e così è, gol realizzato dall'FC, siamo sul 2-3. Gol realizzato dall'FC. Eh sì, infatti Matteo Lauriola ha realizzato il gol del 2-3 esattamente al secondo minuto. Matteo Lauriola ha realizzato questo gol impensabile per l'FC, ma anche impensabile per il Manfredonia. Si riapre la partita, Antonio. Sì, avevo notato che il Manfredonia Calcio era tornato in campo dopo l'intervallo, certamente non con il piglio che aveva caratterizzato. Ecco Matteo Santoro che tenta la conclusione a rete deviata dal difensore del FC, dal numero 6, ma vi era chiaramente un calcio d'angolo che non è stato assegnato dal direttore di gara, vi è stata una svista in questo caso da parte del direttore di gara, e quindi continua a giocare il pallone l'FC in avanti in questo momento per la corrente numero 3 Lauriola Matteo, e ancora per il numero 11 Ognissanti, ma il pallone è terminato in rimessa laterale in favore del Manfredonia Calcio. Dicevo, il Manfredonia Calcio è tornato in campo non certamente con il piglio della prima fazione di gioco, e imperdonabile l'errore della difesa che ha consentito su quella palla inattiva a Matteo Lauriola di segnare, quindi è stata veramente a guardare la retroguardia del Manfredonia Calcio 1932, e con questa seconda segnatura si è riaperto l'incontro quando siamo ancora al settimo minuto del secondo tempo, vi sono ancora 38 minuti più recupero da giocare, quindi tutto può accadere in questa seconda frazione di gioco. Adesso assistiamo ad una sostituzione da parte dell'FC, quindi è uscito Spagnuolo ed è entrato il numero 14 De Filippo. Si è ripreso il gioco sempre il numero 4 Castigliego, ancora recupera il pallone il Manfredonia con Recchia che aveva comunque sia spedito il pallone in direzione di Santoro. Adesso è sempre Simone che gioca la sfera, avanza, serie di finte, ancora Simone chiede l'assegnazione di un calcio di punizione, ma lascia continuare l'azione il direttore di gara col suo numero 11 Ognissanti, che subisce fallo da parte del numero 2 Granatiero, e quindi giusta l'assegnazione di un calcio di punizione da parte del direttore di gara in favore dell'FC. Beh, io direi di continuare, intanto siamo giunti all'ottavo minuto, 18 secondi del secondo tempo, 2-3 il risultato, mentre l'FC attacca, c'è un calcio di punizione che viene battuto dal vertice sinistro in avanti, un altro pallone in campo ovviamente sarà buttato oltre il rettangolo di gioco, lanciato via, e Simone parte con il tiro cross direttamente al portiere Ciribe per far ripartire adesso Trotta, il quale corre velocemente, va alla conquista del pallone, guadagna una rimessa laterale che chiaramente effettuerà Pasquale Trotta, il capitano del Manfredonia, lascia l'incompensa a Simone, e quindi alla battuta è Simone, lo scambio con Trotta, ma la palla è immediatamente rubata dalla squadra di casa e il pallone poi termina ancora in fallo laterale. Daniel Ola si è portato adesso sulla sfera per la battuta, anzi per
riportare il pallone in avanti per la rimessa laterale in favore del Manfredonia Calcio 1932, che in questo momento è ancora in vantaggio sulla formazione del Manfredonia Football Club, in vantaggio per 3-2, ma come detto con il gol di Matteo Lauriola la partita senz'altro è stata riaperta e quindi vi sarà certamente molto mordente nei prossimi minuti per questa gara che si presta parecchio interesse soprattutto in questa seconda frazione di gioco. Molto rallentato il ritmo del Manfredonia, mentre sembra che da parte dei calciatori dell'FC vi sia stata qualche ricetta ulteriore per caricare questi ragazzi, ciò è dovuto molto probabilmente al lavoro psicologico fatto da mister Renis, ma senz'altro anche dall'intera squadra, che non vuole senz'altro subire questo passivo così come si era imposto fino al 3-0, e che con i due gol adesso siamo arrivati praticamente a riaprire questa gara che davvero si presta molto molto interessante. Attacca il Manfredonia Calcio 1932, ma non vi è lucidità nelle azioni della formazione allenata da Luigi Agnelli, diversamente per il Manfredonia Football Club. Si guadagna un pallone che adesso è assegnato a favore di Antonio Simone, il quale ha guadagnato un calcio di punizione. Sta per essere battuto il calcio di punizione da parte della formazione di casa, il passaggio ancora ad Antonio Simone, lo scambio tra Paglione e Simone, poi il pallone viene riportato in avanti da Lauriola, Matteo Lauriola, l'autore del gol, mentre prova a ripartire il Manfredonia. Non riesce il Manfredonia Calcio a ripartire, Recchia viene anticipato, poi la palla termina a Santoro, siamo al limite dell'area di rigore, prova ad entrare in area di rigore Santoro, prova a dribblare gli avversari, poi non passa il pallone come avrebbe dovuto fare fin dal primo momento, poi il tiro, il pallone e termina fuori. Molto egoismo da parte di Santoro, il quale anche senza molta lucidità ha calciato il pallone fuori dal rettangolo di gioco per il calcio di rinvio ad opera di Valente, estremo difensore della formazione di casa. Antonio, un Manfredonia che al momento appare in difficoltà, mentre un Football Club che invece sembra rinfrancato dai due gol segnati prima da Carrino e poi da Matteo Lauriola. Beh, questi primi 12 minuti della ripresa di gioco sono certamente da assegnarsi all'FC, che è entrato in campo con un piglio diverso rispetto alla prima frazione di gioco. Adesso chiaramente ci sarà una sostituzione, uscirà Stoppiello per far posto a Pipoli, il numero 17, quindi rinforza il centrocampo mister Agnelli. Ha certamente notato che le redini del gioco sono state prese in questa seconda frazione di gioco dall'AFC, che si è resa pericolosa fino a questo momento e quindi è corso ovviamente i ripari, ma il Manfredonia Calcio 1932 deve certamente riordinare le idee e riprendere a giocare così come aveva fatto nella prima frazione di gioco, con ordine, riprendere a triangolare, che fino a questo momento non abbiamo visto più passaggi importanti, abbiamo visto spazzare via in avanti il pallone, in tanti hanno tentato azioni individuali che non sortiscono assolutamente alcun effetto positivo per il Manfredonia Calcio 1932. Quando siamo al tredicesimo del secondo tempo, il Manfredonia Calcio sta vincendo per 3-2 sull'FC, ma abbiamo visto un FC davvero propositivo. FC propositiva, mentre sta per essere battuto un calcio di punizione sempre dal capitano Antonio Simone, il tiro è partito, Ciribe interviene in maniera goffa per la verità, il portiere che
ha toccato il pallone che è terminato in fallo laterale, rimessa laterale in favore della formazione dell'FC, intervento da cancellare per il portiere del Manfredonia Calcio 1932, mentre viene battuta la rimessa laterale interviene poi in difensiva anche Santoro per la formazione dell'MF 1932, riparte Recchia per i biancocelesti, in avanti poi sposta il gioco a sinistra su Pipoli, il passaggio ancora a sinistra, siamo su lungolinea di sinistra, tentativo ulteriore per gli avanti del Manfredonia Calcio 1932, non riesce, poi dalle retrovie riparte Daniel Ola, il passaggio ancora a sinistra, poi giochicchiano i calciatori in maglia bianco-celeste per trovare un varco, finalmente avviene, Santoro recupera palla lì dell'area di rigore, il passaggio all'indietro, poi ancora all'indietro, non guadagnano spazio i calciatori del Manfredonia Calcio 1932, poi il pallone viene passato, un tentativo di passaggio verso Ciccerelli non riesce e il pallone, anche se deviato, termina in calcio d'angolo, calcio d'angolo quindi che viene battuto, un tiro cross in questo momento, palla che termina a Lorenzo Granatiero, poi ancora un tentativo gol di Sementino ha realizzato il gol del 2-4, Sementino esattamente al 16° minuto, lasciato tutto solo Sementino, non con tanta difficoltà Sementino è riuscito a superare il portiere Valente, quindi il commento per questo gol che è stato anche scaturito da un'azione capziosa del Manfredonia che per fortuna si è conclusa con il gol realizzato da Sementino. Beh sì, e quando l'FC ha cominciato a macinare il gioco, ecco che al 16° arriva Sementino a segnare il quarto gol per il Manfredonia Calcio 1932 e spegnere probabilmente ogni velleità da parte degli avversari che ci avevano creduto, erano sotto soltanto di una rete e probabilmente avevano in qualche modo intravisto la possibilità di recuperare il risultato e quindi erano diventati più arrembanti, e questo gol probabilmente spegne le velleità e qualsiasi possibilità da parte dell'FC di poter recuperare il risultato quando siamo al 17° per 4-1 in favore del Manfredonia Calcio 1932 contro l'FC. Quindi 2-4 il risultato al momento tra le due formazioni di Manfredonia, vince la squadra che al momento è al secondo posto in classifica in attesa del risultato ovvio della formazione dello SLAI. A conclusione di questa giornata trarremo ulteriori conclusioni per poter parlare di un campionato che al momento è dominato da entrambe le formazioni, dal Manfredonia 1932 e dalla SLAI di Bari, che è squadra che in questo momento assieme al Manfredonia stanno a dominare questo campionato di prima categoria, un campionato interessante che era iniziato anche con il terzo incomodo con il Canosa che però si è perso per strada, quindi sono due le formazioni che si contenderanno, almeno per quello che appare dalla classifica, quelle che si contenderanno il campionato fino alla fine. Intanto siamo giunti al 18° minuto di gioco, guardiamo i risultati, lo SLAI vince a Lucera per 1-0 in questo momento, quindi lo SLAI occupa attualmente la prima posizione in classifica con il Manfredonia che invece segue ad un solo punto di distanza rispetto allo SLAI. 1-0 il risultato almeno in contemporanea di Lucera, 1-0 per la formazione dello SLAI, e quindi ancora una volta per il Manfredonia sarà rincorsa fin dalle prossime giornate. Siamo
giunti al 19° minuto, il Manfredonia prova a ritoccare questa ulteriore azione che parte dalle retrovie, parte da Daniel Ola, poi a sinistra il pallone in avanti termina in fallo laterale che già viene battuto immediatamente, poi l'intervento adesso di Castigliego, il passaggio all'indietro per Accarrino, non riesce l'intervento del calciatore della formazione dell'FC, tasciato il pallone oltre il rettangolo di gioco per l'ulteriore rimessa laterale, una deviazione, termina la sfera dalle parti di Ciribe, quindi Ciribe adesso si occupa della battuta di questo calcio di rinvio, anzi non avviene un calcio di rinvio, avviene che il portiere lascia il pallone oltre il rettangolo di gioco per permettere alla Boragine di essere soccorso, il calciatore del Manfredonia è a terra e chiaramente vi sarà la prestazione del soccorso nei confronti del calciatore della formazione del Manfredonia Calcio 1932 che è rimasto vittima di un incidente di gioco durante l'ultima azione che si è sviluppata in campo. Che dire ancora di questa partita che sembra ormai volgere al termine, per quanto vi siano tanti minuti ancora da giocare, 25 minuti oltre al recupero, ma credo che questa fiammata, soprattutto fiammata, così dobbiamo definirla, da parte della formazione dell'FC si sia conclusa. Prevale la maggiore prestanza tecnica dei calciatori del Manfredonia Calcio 1932 e quindi il risultato rispecchia chiaramente i valori in campo, risultato che poteva essere anche più tondo per il Manfredonia Calcio 1932, ma che al momento accontenta senz'altro la formazione bianco-celeste rispetto alla formazione avversaria, che non si dà per vinta ma che è comunque ha perso tanto dello smalto iniziale. Vi è un tiro a rete adesso di Simone, il quale non va oltre il rettangolo di gioco, non riesce a colpire lo specchio della porta, il pallone termina molto lateralmente, quindi oltre la porta, difesa da Ciribe, gioco rallentato, ritmi rallentati, ormai una partita che si gioca ormai solo pro forma. Ma sì, Vincenzo, è una partita che si gioca solo pro forma, probabilmente l'FC ci aveva creduto fin quando il risultato era fermo sul 3-2, e poi quel colpo di grazia, quella rete segnata da Sementino, provvidenziale per il Manfredonia Calcio 1932, ma terribile per l'FC, che ha subito un duro contraccolpo dal punto di vista psicologico e pertanto il gioco si è rallentato tantissimo. Manfredonia Calcio che certamente cerca di controllare il pallone, di gestirlo nel migliore dei modi. L'uomo più rappresentativo adesso sta per calciare una punizione in favore dell'FC e parliamo ovviamente del capitano Antonio Simone, che si è dannato l'anima sul fronte offensivo per cercare di pungere la porta avversaria. In questo momento batte il calcio di punizione in avanti, pallone finisce fuori, avevano richiesto un calcio d'angolo poiché probabilmente vi era stata una deviazione di testa da parte di Sementino, lo stopper del Manfredonia Calcio 1932, ma la deviazione evidentemente non è stata ravvisata dal direttore di gara e quindi il gioco riprenderà con un calcio di rinvio che sarà battuto da Ciribe. Quindi dicevamo, Vincenzo, che è una partita che si sta giocando, si sta chiaramente sta andando verso la fine, mancano ancora chiaramente 22 minuti più il recupero, ma è chiaro che adesso l'arbitro ha sanzionato una condotta fallosa da parte di la Boragine, appena battuto il calcio di punizione da parte della FC, che avanza con Michelino Lariola, serie di finte al centro per il numero 3 che ha tentato
un passaggio al centro dell'area di rigore. Il pallone è terminato oltre la linea di fondo per un calcio di rinvio che sta per essere battuto da Ciribe. Adesso c'è una ulteriore sostituzione da parte della FC. Entra in campo il numero 19 Principe, che ha sostituito il numero 4 Castigliego, ma anche la Marfrodenia Calcio 1932 sta effettuando una sostituzione. Esce Matteo Santoro, che ha inciso poco in questa partita, ha avuto la sua chiara opportunità ed è entrato al suo posto il numero 16 Conticelli. Sì, quindi Conticelli al posto di Santoro, mentre dall'altra parte abbiamo detto Principe in campo per Castigliego. Quindi vi è questa ulteriore sostituzione per entrambe le squadre. Simone per il Football Club, in avanti il passaggio non riesce, ha provato a recuperare un primo pallone Principe per il Football Club, ma vi è una ulteriore azione di Recchia per l'altra parte del campo. Conticelli sul pallone non riesce a trattenerlo e termina fuori. Calcio di rinvio per il Football Club. Il pallone è stato immediatamente rimesso in campo, poi ancora Principe subisce fallo e vi è l'ammonizione per Lorito, anzi per Granatiero. Si tratta di Granatiero che è stato ammonito, numero 2 della formazione del Manfredonia Calcio 1932. Calcio di punizione per Simone si occupa di questa battuta del calcio di punizione. Palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina dall'altra parte del campo. Un tentativo ulteriore di affondo da parte dei calciatori in maglia gialla non riesce. Recchia riparte per il Manfredonia, per Trotta in area di rigore. Trotta cade a terra, però non vi sono gli estremi questa volta per chiedere il penalty. Non protesta neppure lo stesso Trotta, effettivamente ha perso l'equilibrio il calciatore del Manfredonia, è arrivato stanco dopo la lunga rincorsa. Il pallone è stato riconsegnato ai calciatori dell'FC. Sempre 2-4 il risultato quando siamo arrivati al 27esimo minuto del secondo tempo. 2-4 il risultato. Un ulteriore passaggio dalle parti di Trotta, ammonizione questa volta per il calciatore con la maglia numero 6 Paglione, e quindi ammonito il calciatore della formazione dell'FC. Un calcio di punizione che invece viene assegnato alla formazione dell'MF 1932 per la battuta diretta in porta. Adesso si formerà la barriera per quel che riguarda la squadra in tenuta gialla, l'FC. Si forma la barriera per la formazione di casa mentre sta per essere battuto il calcio di punizione. Seguiremo gli sviluppi ulteriori di questa battuta a rete. Un calcio di punizione diretto, il 7 al tiro Pasquale Trotta, il pallone sfiora il montante, termina fuori. Credo che vi sia stata una deviazione, quindi un calcio d'angolo in favore del Manfredonia Calcio 1932. Quindi una deviazione che permette a Recchia di battere il calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina per Recchia in avanti, è rimasto indietro Trotta, poi l'intervento sulla difensiva della formazione di casa a liberare la propria area di rigore. Pallone termina in fallo laterale. Simone per il Manfredonia alla ulteriore rimessa laterale. Parte il gioco ancora in avanti, poi l'FC recupera
sulla difensiva, disimpegno difensivo dei calciatori della formazione del Football Club, e quindi vi è la rincorsa in avanti adesso di Principe per l'FC a seguire questa ulteriore azione per la formazione della allenata da Renis. L'FC con Simone sposta il gioco a destra, il calciatore della Manfredonia Football Club in avanti, poi a difendere il Manfredonia Calcio 1932. Vi è poca veemenza da parte di entrambe le squadre, poca veemenza da parte dei calciatori di entrambe le squadre. Un ulteriore tentativo in avanti, libera la difesa Ola, che lo ricordiamo, calciatore che ha praticamente disputato un po' tutte le categorie italiane e adesso indossa la maglia del Manfredonia. In avanti Trotta, contrato, non è riuscito a proseguire con questa azione di gioco. Antonio, il gioco ormai diventa quello del batti e ribatti fra le due formazioni, che senz'altro attenderanno questo quarto d'ora finale per portarsi negli spogliatoi per il meritato riposo. Sì, gioco molto confusionario, anche perché le squadre si sono allungate, si gioca sulla individualità degli elementi più rappresentativi delle due formazioni. Abbiamo visto Pasquale Trotta che poc'anzi ha tentato l'azione in solitaria involandosi verso la porta avversaria, poi è frenato egli stesso contro il difensore, contro il portiere se non erro, ed è caduto a terra, ha chiesto addirittura l'assegnazione di un calcio di punizione che a mio avviso assolutamente non c'era. Quindi quando siamo arrivati al 31esimo minuto del secondo tempo è chiaro che su questo risultato, che vede l'FC perdere per 4-2 contro il Manfredonia Calcio 1932, è evidente che lo stato d'animo dei calciatori non sia al massimo, quindi probabilmente l'FC ha messo anche mentalmente in archivio questa partita, difficilmente potrà recuperarla. Adesso c'è un'azione in area di rigore sempre del solito Pasquale Trotta, che si vede arpionare tuttavia il pallone dal numero 6 Paglione, pallone in avanti ma viene recuperato da Simone, che lancia lungo in avanti. Adesso c'è il direttore di gara che chiama a sé Pasquale Trotta e lo sta richiamando evidentemente per delle proteste che erano pervenute verso di lui nell'azione immediatamente precedente. Quindi ripresa del gioco da parte dell'arbitro con la rimessa a due, gioca adesso il pallone l'FC per Antonio Simone che lancia in avanti di spalle, si gira ancora l'FC che lancia lungo in avanti ma il pallone perviene tra i piedi dell'estremo difensore del Manfredonia Calcio, Ciribe. Anche il clima sugli spalti pare essersi assopito, perché diciamo in questi ultimi minuti non abbiamo assistito ad azioni rilevanti dal punto di vista tecnico, tanta individualità. Adesso Recchia si lascia arpionare il pallone per un'azione, ma vi è Sementino che fa buona guardia indietro e pone il pallone in rimessa laterale. Vi è il numero 7 Lauriola che batte la rimessa laterale in avanti, ancora un pallone che viene giocato l'FC ma vi è il recupero Granatiero, sbaglia il recupero e vi è il numero 14 De Filippo che gioca il pallone. Vi è un calciatore del Manfredonia che Granatiero che è affetto da crampi, vi è Ola che in questo momento sta aiutandolo ma
credo che entrerà nel terreno di gioco il medico sociale, il dottor Michele Santoro. In questo momento il direttore di gara va ad accertarsi sulle condizioni di salute di Granatiero, lo invita a portarsi oltre la linea laterale affinché il medico poi possa prestare soccorso. Immagino che questo tempo verrà recuperato certamente dal direttore di gara. Adesso si porta in prossimità di Granatiero anche il massaggiatore, ma l'arbitro paradossalmente non consente l'ingresso in campo dei sanitari. Siamo arrivati al 34esimo del secondo tempo e il direttore di gara adesso concede l'effettuazione di una sostituzione alla Manfredonia Calcio 1932. Esce Granatiero il numero 2 per l'ingresso in campo del numero 13 Monaco, che è il sostituto naturale di Granatiero. In questa prima parte della stagione aveva giocato più Monaco che Granatiero e poi pian piano Granatiero si era preso il posto da titolare. A caso di crampi è stato sostituito. Adesso gioca il pallone l'FC, ma recupera il pallone Conticelli, lo gioca indietro per Simone, Simone per Laboragine, avanza Laboragine, recupera Metri, ha tentato il passaggio contro Conticelli ma ha perso il pallone, che ha recuperato l'FC, sbaglia il passaggio, il pallone termina in rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale da Simone, lungo in avanti per Pasquale Trotta, il pallone finisce in rimessa laterale. Sembra Vincenzo che si sia un po' assopita questa partita, quando mancano ancora 10 minuti fino al termine di questa gara, oltre il recupero. Sì, una partita che ormai ha perso mordente, credo che il risultato sia ormai nel cassetto della formazione del Manfredonia Calcio 1932, ma è una partita che ha perso mordente perché il risultato, anche se permetterebbe la possibilità di sperare per l'FC, ormai condanna questa squadra, la squadra di casa, che credo non abbia più alcuna capacità dal punto di vista neppure atletico per poter recuperare. Le due squadre ormai con i loro calciatori sono stanche, vi è stato davvero tanto lavoro in campo da entrambe le formazioni. Adesso c'è un'azione offensiva con un fuorigioco che viene segnalato dal direttore di gara, il signor Cianci, il quale molto giustamente è intervenuto per assegnare il calcio di punizione. Calcio di punizione che è stato ovviamente assegnato in favore del Manfredonia, Manfredonia Calcio 1932. Ci avviamo a una conclusione che forse non è neppure degna di un derby, che almeno all'inizio è stato abbastanza scoppiettante, scoppiettante senz'altro per il Manfredonia, scoppiettante poi nella finale del primo tempo per la formazione dell'FC. Adesso Trotta addirittura a porta praticamente vuota si fa parare il pallone dal portiere Valente, che pur avendo lasciato la propria postazione poi all'ultimo momento è riuscito ad intervenire e quindi a deviare il pallone per quel tanto che basta per impedire a Trotta di realizzare la sua doppietta in questa partita. Quindi un intervento buono da parte del portiere Valente ad impedire a Trotta il secondo gol di questa partita. E riparte la formazione dell'FC, 38esimo minuto del secondo tempo. Molto probabilmente ci saranno minuti da recuperare, 5 minuti senz'altro da recuperare, visto che 3 si sono persi in occasione dell'incidente di gioco occorso a Lorenzo Granatiero, e quindi il pallone termina
fuori dal rettangolo di gioco con il calcio di rinvio immediatamente battuto dal portiere Valente. Fa pressione Trotta per il tentativo di recuperare il pallone, ma la palla perviene dalle parti di Michele Lauriola. Michele Lauriola adesso a giostrare per la formazione dell'FC, il passaggio in avanti colto in posizione di fuorigioco. Il calciatore della formazione dell'FC Trotta, il quale stava tentando una sortita in avanti, quindi Trotta colto in posizione di fuorigioco per una punizione che viene battuta direttamente dal portiere Ciribe. Siamo giunti in questo momento al 39esimo e 50 secondi del secondo tempo, poco più di 5 alla conclusione. Ci sarà senz'altro il recupero, quindi ancora qualche minuto da giocare per questa gara, che è stata davvero molto interessante per la prima frazione di gioco. Vi è stato molto interesse nella seconda frazione, nella prima parte della seconda frazione, soprattutto in occasione del secondo gol realizzato da Matteo Lauriola per il Football Club. Poi a chiudere completamente la partita è stato il gol di Sementino. Antonio, una partita che effettivamente va verso la conclusione e si realizza per quel che erano le previsioni fin dalla vigilia. Non è stata molto facile questa vittoria per il Manfredonia, ormai parliamo quasi al passato. Vi sono stati dei momenti in cui la partita è stata riaperta, però credo che al di là della difficoltà il Manfredonia non ha corso alcun pericolo, soprattutto sul risultato. Certamente sì, il Manfredonia non ha corso alcun pericolo, anche perché poi ci ha pensato Sementino a chiudere ogni velleità da parte dell'avversario, che ci aveva in qualche modo creduto nei primi 15 minuti della seconda frazione di gioco. Però ha evidenziato un dato, Vincenzo, ossia il Manfredonia Calcio nella seconda frazione di gioco di ogni partita subisce gol, e su questo veramente bisognerà interrogarsi e lavorare meglio, perché un gran Manfredonia nella prima frazione di gioco, tanta intensità, mentre nella seconda frazione di gioco ci sono dei blackout mentali, specie in difesa, che consentono agli avversari di segnare quel gol che poi può in qualche modo riaprire le partite. Era accaduto anche con la Socer Modugno, ma era accaduto anche a Lucera, dove il Manfredonia per 10 minuti aveva subito il ritorno del Lucera e per fortuna poi ci aveva pensato Recchia a segnare il gol del 3-1 e quindi chiudere ogni possibilità da parte dell'avversario di recuperare il risultato. Ecco, in questo momento è ancora l'FC che tenda la sortita in avanti, ma vi è la Manfredonia che con Pasquale Trotta, no, con Simone, che ha pressato l'avversario. Adesso subisce fallo Michele Lauriola da parte del numero 13 Monaco. Michele Lauriola, che durante questo incontro ha cercato di evidenziare le sue qualità tecniche, è un ragazzo interessante, un 2000 di cui certamente sentiremo parlare nel futuro, uno dei migliori della sua formazione, anche se questa settimana e in questa partita nello specifico non è riuscito ad andare in gol. Adesso il direttore di gara ha sanzionato un comportamento falloso ai danni dell'FC e quindi è stata già battuta il calcio di punizione con il numero 3 che gioca il pallone, Lauriola, ancora per Simone che smista sul lato destro del campo. In avanti l'FC, ancora scambio con il numero 11 Ognissanti. Siamo arrivati al 43esimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 2-4. Ancora la voragine indietro, uno scambio con Simone. È chiaro che in questo momento della partita il Manfredonia Calcio deve semplicemente limitarsi ad amministrare il gioco, quindi possesso palla. Ancora in avanti Monaco per Conticelli.
Conticelli avanza in avanti, tiro e segna Conticelli il quinto gol. Quando siamo arrivati al 43esimo minuto del secondo tempo, si è fatto trovare impreparato l'estremo difensore Valente, lo ha visto in qualche modo un po' al centro della porta, ha tentato il diagonale, non era certamente irresistibile il tiro di Conticelli, ma si è insaccato al lato destro del portiere, complice anche, diciamo, una smanacciata del portiere che ha accompagnato la palla in rete. Sì, il gol numero 5 è stato realizzato da Conticelli. Intanto giungono notizie da Lucera per il 2-0 realizzato dallo Slai, quindi continua questo duello a distanza tra Manfredonia Calcio 1932 e Slai Bari per la testa del campionato. Aspetteremo la prossima domenica per saperne di più, visto che per quanto riguarda questa domenica si è praticamente posta in archivio sia la vittoria dell'Oslai che la vittoria del Manfredonia. Il Manfredonia che in questo momento fa entrare in campo Raffaele Lupoli, Raffi Lupoli, un altro calciatore che proviene dal calcio a 5. Tra l'altro Lupoli e Gianluca Accarrino hanno militato assieme nelle stesse formazioni di calcio a 5, quindi c'è stata questa sostituzione. È uscito Laboragine, è entrato Lupoli per il Manfredonia Calcio 1932, 45esimo del secondo tempo. Vi sarà il recupero adesso, mentre il mister del Manfredonia fa scaldare altri calciatori. Adesso ancora un'azione per il Manfredonia, Recchia sul pallone, ancora a giostrare, un tentativo ulteriore ma si impossessa della palla a Carino per il Football Club. Un ulteriore passaggio per Cicerelli, poi con il Manfredonia ancora in avanti, questa volta con Monaco, poi ancora Lupoli all'indietro per Ola, a voltarsi Monaco sul lungo linea di destra ad effettuare il cross, il colpo di testa, il gol di Trotta, 2-6, 46esimo, Trotta di testa, dopo il tiro cross, Trotta di testa ha realizzato il gol del 2-6. Si fa più tondo il risultato per il Manfredonia Calcio 1932. Quindi ancora il gol, come detto, per il Manfredonia. Ed esce Trotta, Monaco ha effettuato il cross, Monaco ha effettuato il cross per Trotta, il quale ha colpito poi di testa, si è disteso l'attaccante del Manfredonia, ha colpito di testa, non è un numero del suo repertorio per la verità il colpo di testa, però questa volta si è anche deliziato nel gol realizzato con la testa. Tante altre sostituzioni mentre andiamo alla conclusione, siamo giunti al 47esimo, esce Paglione, è entrato in campo Rubino, credo. No, non si tratta di Rubino, è entrato in campo De Filippo, ma già ci stava in campo, quindi comunque una sostituzione ulteriore che è avvenuta da parte dell'FC, mentre ormai ci avviamo verso la conclusione, 47 e 50 secondi, 48 in questo momento, 2 al termine dopo questo lungo recupero, ciò dovuto anche all'incidente occorso a Lorenzo Granatiero. E ancora il Manfredonia adesso a giostrare con Cicerelli in avanti, il pallone guadagna la rimessa laterale Cicerelli per il Manfredonia, già battuta la rimessa,
poi il passaggio verso Pipoli, il pallone termina ai difensori del Football Club. 49esimo in questo momento, un solo minuto alla conclusione. Vogliamo ricordare il risultato di 2-6 per la formazione del Manfredonia Calcio 1932, che mette nel cassetto questi ulteriori 3 punti e continua il suo duello a distanza con la formazione dello United Sly Bari, che continua a vincere e continua a mantenere la prima posizione di classifica. Si è conclusa la partita triplice fischio, effettueremo delle interviste fra qualche istante a cura di Antonio Castriotta. Vogliamo ricordare che vi sarà il programma su Radio Manfredonia Centro, dove parleremo ampiamente di questa partita, parleremo di questo derby. Voglio ricordare che la partita si è conclusa 2-6 il risultato finale. Proviamo a ricordare i marcatori. Al quinto minuto il gol, anzi l'autogol di Accarrino, al 15esimo minuto il gol di Ola, quindi 0-2, al 20esimo minuto il gol di Trotta, 0-3, al 40esimo minuto del primo tempo il gol di Gianluca Accarrino, 1-3, al secondo minuto del secondo tempo il gol di Matteo Lauriola, quindi 2-3, poi al 16esimo minuto Sementino 2-4, al 43esimo minuto Conticelli 2-5, al 46esimo in fase di recupero Trotta 2-6 il risultato finale. Ed è bello questo quadretto finale, chiederei alla regia di zoomare questo bel cerchio che si è formato al centro del campo con i calciatori delle due squadre che si stanno salutando e si stanno abbracciando. È tutto dal Miramare di Manfredonia, un Miramare che ha ospitato per la prima volta un derby di prima categoria fra il Manfredonia Football Club e la formazione del Manfredonia Calcio 1932. Antonio effettuerà le interviste a cura di Manfredonia TV. Ricordiamo ancora una volta domani alle ore 17 di sintonizzarvi con Radio Manfredonia Centro, perché vi sarà il programma Secondo Noi in cui si parlerà di questa partita della quale se ne parlerà anche in radiovisione sul profilo Facebook di Radio Manfredonia Centro. È tutto dal Miramare. Antonio Castriotta, Vincenzo Di Staso salutano i tanti telespettatori, sono stati tanti quest'oggi su Manfredonia TV, dice Dino, come San Lorenzo sono 300 come i fichi d'India, e quindi possiamo concludere questa partita. Grazie a Dino Latore, grazie ad Andrea Colaianni, soprattutto ad Antonio Castriotta e a chi vi ha parlato. Buonasera a tutti. È appena terminato l'incontro contro l'FC, conclusosi per 6-2, decima vittoria su 11 partite, non si poteva chiedere di meglio a questo Manfredonia. Sì, decima vittoria, bene sotto il risultato, dal punto di vista del risultato, però io sono molto maniacale, quindi ti richiedo e voglio di più dalla mia squadra. Possiamo fare di più e possiamo essere ancora più attenti sui dettagli. Normale, i ragazzi hanno fatto 5 partite in 2 settimane e mezzo, è normale che qualche defaianza a livello mentale di attenzione ci sia stata, però possiamo crescere anche sotto quel punto di vista.
Certamente sì, un ottimo primo tempo del Manfredonia Calcio 1932 e poi questi 15 minuti del secondo tempo con un Manfredonia Calcio non molto attento e ha consentito al FC di rapire in qualche modo il risultato su uno svarione difensivo, eppure lavori tanto su queste cose. Sì, lavoriamo tanto, ma la colpa è mia perché devo ancora di più migliorare e chiedere quello che proviamo durante la settimana in maniera molto più intensa. Ci lavoreremo durante la settimana, sarà mia premura farlo e cercare di migliorarmi con i ragazzi. Ecco mister, parliamo dello Sly, ha vinto a Lucera per 2-0, hanno acquisito le prestazioni sportive di Mazzari, un ottimo attaccante, credo che anche per te sarebbe opportuno rinforzare la rosa. Ho visto dei giocatori che si stanno allenando qui a Manfredonia, anche un attaccante. Credi che la società assumerà le prestazioni sportive di questo attaccante? Non facciamo noi ovviamente. La società sta prendendo atto di quelli che sono i giocatori che sono venuti in prova, si sta muovendo sul mercato sotto altri punti di vista, quindi adesso valuterà la società, ma sicuro agirà nel miglior modo possibile perché è il suo interesse soprattutto. Ecco, oggi non ho visto l'Annunziata, è ancora un giocatore del Manfredonia? Sì, Mario l'Annunziata è ancora un giocatore del Manfredonia, assolutamente, anzi, soltanto ha un problema fisico che stiamo valutando di capire cos'è, perché ha una problematica fisica importante e stiamo capendo tramite le analisi cos'è. Domenica affrontiamo il Nuova Daunia, se non sbaglio. Sì, una squadra foggiana che conosco, ha una buona squadra, una buona compagine e sicuramente cercheremo di migliorarci noi su quelli che sono stati gli errori in questa settimana, ma sono sicuro che faremo del nostro meglio per portare i 3 punti a casa. Benissimo, grazie mille. Grazie a te.